Ragazzi, benvenuti nel The Ring, la serie di Unpackable. Useremo questo tempo di creazione del personaggio per discutere un po' su cosa sarà e perché sarà questa serie. Qualcuno potrebbe essersi accorto che gli ultimi 2 anni e mezzo non ho più pubblicato niente. Questo è stato dato da molti fattori. In primis, la mancanza di voglia e di sbatta. Non è molto da nascondere. Francamente, non avevo più voglia e istinto, spirito, desiderio di mettermi a fare niente, nessun video, né gameplay semplici registrati così a casaccio e né video, con tutte le virgolette del caso, che sono sempre d'obbligo impegnati. Questo per molteplici fattori. Innanzitutto il fatto che ho cominciato a lavorare ed è saltato fuori che quando lavori e ti piacciono almeno un paio di cose, veramente ne bastano due. Ti piace, che ne so, esempio a caso, giocare a Magic the Gathering e il teatro, ti accorgi che se vuoi anche vedere ogni tanto le persone della tua vita, non hai tempo per fare nient'altro. E i gameplay in particolare, almeno per come li faccio io, che sono un incompetente, e per giochi di questo tipo sono anche gameplay lunghi, sono un impegno di tempo non indifferente per fare le cose anche solo un minimo decentemente. Io comunque ogni volta che creo un video me lo devo rivedere tutto quanto, quindi per un'ora di video c'è l'ora che gioco effettivamente e tutta quell'ora, in realtà di più, diciamo ancora mezza, 2 ore, in cui non faccio altro che montarlo, prepararlo, controllare che non ci siano cose tremende, che non dica orribili profanità che vanno tagliate perché altrimenti sembrerò una persona peggiore. E sistemazioni, anche solo tagliare i caricamenti, insomma, snellire tutto quanto. È un'operazione che richiede tempo e voglia. Ora, perché ho deciso di fare questa serie nello specifico? 2 motivi. Uno, c'ho voglia. Mi piace, sono contento. 2, è un gioco che mi è stato regalato e quindi suppongo che magari a quelli che me l'hanno regalato farebbe anche piacere potermi vedere che apprezzo quello che mi hanno regalato. È una piccola cosa, ma è un piccolo gesto di gratitudine da parte mia. 3, di recente mi è capitato di rivedere dei miei vecchi video di quando giocavo a Dark Souls 3 e Sekiro nello specifico e mi sono accorto di quanto cambiano le idee delle persone nel corso del tempo. Magari un'esperienza che abbiamo vissuto tempo fa, ci ricordiamo quello che ne pensiamo adesso, ma non ricordiamo più quello che ne pensavamo una volta. Quindi questa serie per me è principalmente un documento per me stesso, perché so che parlerò di questo gioco sicuramente per gli anni a venire, perché sì, lo so. E sarà interessante tra appunto qualche anno poter vedere cosa ne pensavo mentre lo giocavo, vedere come si è evoluta la mia partita, il mio pensiero nel corso del tempo e anche vedere, insomma, poter documentare anche i momenti divertenti, speciali, stupidi che mi sono capitati, perché una cosa è raccontarlo agli amici, un'altra è poterglielo mostrare. Detto questo, come dicevo, questo non è un mio vero ritorno sulla piattaforma, è solo un semplice omaggio a me stesso del futuro, che sarà curioso di vedersi giocare a Elden Ring tra chissà quanti anni, sperando che YouTube esista ancora e che il mondo non sia... che il mondo esista ancora in generale. E quindi mi è parso solo logico giocare la prima partita con lo storico meraviglioso nazionale, che era il protagonista della serie originale di Dark Souls 3, personaggio totalmente a caso, inventato randomicamente. Come sempre sarà un personaggio chierico, ho visto che qui è un po' difficile, cioè non esiste la classe chierico-chierico, ma ho trovato credo l'equivalente, e si baserà principalmente su mazzate forti. Ora, sto registrando questo video dopo che ho già registrato 3-4 episodi. Non posso sapere questioni riguardo alla puntualità dei video, ogni quanto usciranno, la cadenza, ecco, la cadenza dei video, la frequenza, ci sono parole apposta, io parlo. Sarà, come dicevo, una serie molto molto grezza, non aspettatevi niente di che, potrei mettere qualcosina ogni tanto, ma sarà proprio un puro documento. Un documento della mia prima partita, niente di più, niente di meno. E sono molto arrugginito, sia a livello di gioco, sia a livello di dialettica. Di conseguenza, aspettatevi che soprattutto i primi episodi siano molto grezzi, mentre torno un attimo nei miei vecchi panni di Unpackable. Questo comunque è tutto. Io come sempre sono Unpackable e godetevi, se ne siete capaci, l'inizio della mia run di Elden Ring. Oh!
fallen leaves tell a story. The great Elden Ring was shattered. In our home, across the fog, the lands between. Now, Queen Marika the Eternal is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment by the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long-lost grace speaks to us all. Horaluru, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to the lands between to stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. Ragazzi, questo è un momento importantissimo in cui scopro se questo gioco mi gira bene. Ora come ora sono al chiuso, sembra accettabile. Ma comunque, salve a tutti! Confido che il me stesso del futuro, quello che non sta premendo tasti a caso e che adesso cambierà le impostazioni, abbia già spiegato tutta la situazione. Cioè che ho questo gioco e voglio giocarlo, capite? È presente quando ci sono i giochi? Guarda, c'è dei fantasmi! È come se ci fosse tipo un sacco di gente che sta giocando. Vedo che sta già cominciando a fare fatica, comunque la cosa non mi dà molte speranze. Faccio una cosina e torno da voi. Ecco, finché non conosco neanche i tasti, che cos'è in Parlamento? Credo qui...
che sarà il caso di tenerci almeno il menu, giusto per capire come funzionano le cose. Ma cominciamo! Non faccio queste cose da un po', non mi ricordo più come si fanno. E adesso vi spiego anche la lore del personaggio, che è meraviglioso. Oh! Questo sì, c'è il nuovo Praise the Sun. Ci sono già troppe cose da dire, ragazzi. Cioè, qui hanno fatto gli oggetti viola da raccogliere. Minghie. Oh, come si mettono i messaggi a terra? Così, oh. Scusate, mi sto ancora prendendo la mano, capendo i tasti. Il tasto azione, peraltro, è triangolo, cosa abbastanza peculiare. Ok, ah, giusto, ora che ci penso, io solitamente. E già stavo per commettere un errore gravissimo. E mi sono anche accorto di una cosa super bellissima. Lo scatto non consuma la stamina. Questo gioco è tipo l'anti-Dark Souls 2. Dark Souls 2-2. Comunque, come stavo dicendo. Ah, attacco forte, sono due affondi. Fico. Va bene. Si può caricare come Bloodborne, perfetto. In realtà, è un modo carino di aprire il menu peraltro. Borsa, mi ricordo di grazia. Cosa... Ah, i gesti. Vabbè, capiamo le cose una alla volta. Scusate se sono ancora qui. Questo è il ritmo degno di Sabaku, a cui non vorrei mai dover sottoporre. Comunque, vabbè, adesso lo lascio attivo perché non voglio ritornare al menu. E qui c'è già qualcuno che è morto. Attenzione, però la prima partita per me va sempre fatta offline. Non mi aspettavo per te di sangue. Infatti è morto. Cosa è successo? Sto ancora indagando. Allora, ci sono troppe cose da dire e troppo poco tempo per dirle. Quindi ora aprirò questa porta e sono convinto che davanti a me si staglierà un panorama gigantesco e il mio frame rate morirà. Ma che cosa vuol dire? Ma oh! Ci si è passato come in Sekiro! Vabbè, tu avrai un dito, signora tizia... Che sta... Ah, ci si può muovere mentre raccoglie le cose. Allora, c'è la creazione oggetti, raga. E come avreste già potuto notare, io non so assolutamente niente di questo gioco. Ok, frecce d'aria di talismani, oggetti, tramamenti romano. Il fatto è che quando ho fatto la serie di Dark Souls 3, grosso modo Dark Souls 3 era come Dark Souls 1 e come 2, e in realtà ora che ci penso, quando ho cominciato la serie avevo già cominciato un pochino il gioco, testato per vedere se mi girava. E qui invece sono totalmentissimo blind. Lì almeno sapevo qualcosina. Cos'è un sigillo del dito? Ma è un... Ah, deve essere tipo il... l'oggetto per... per fare incantesimi che non sono incantesimi. Miracoli. Ma chi ne ha mai usato i miracoli? O robe da profeta? Per chi non lo sapesse già, sì. Leggeremo tutta la lore necessaria, che serve. Ma lo faremo sempre a fine episodio, con calma, e all'inizio avremo tanto da leggere. Dai. Apertura porta drammatica. E frame rate che muore, spero di no però. Perché mi piacerebbe poter giocare a questo gioco tranquillamente. Ok, non è ancora morto. Ok. Raga. Cioè, è uscito Elden Ring. E io non me l'aspettavo più. Sì, però che fastidio. Con tutti questi messaggi. Voglio un mondo pulito. Scusate, torno al menu. Se sono multigiocatore, forse posso usare oggetti multigiocatore. Già, sapevo che era possibile fare roba. Non facciamoci caso adesso. Ignorate tutto. Torno quando ho capito come fare le cose. Ok, rieccoci. Ora è tutto molto più pulito. E a me piace fare la prima partita offline, perché tanto so... Sì, ma anche calmissimi. Che questi giochi qui è capace che glieli giochi per parecchie ore. Quindi, parliamoci chiaro. Questa non sarà la mia unica partita di Elden Ring. Una porta. E mi piace tenermi in multiplayer per la seconda esperienza. E poi, a maggior ragione, dato che questa partita la sto appunto registrando, direi che non è il caso di stare a perdere tempo con invasioni. Sto seguendo la serie di Sidonia, Sabaku, che giocano... Aspetta, ma quella è davvero la stamina? Scusate. Ai vari Souls tutti quanti e... Beh...
Diciamo che dopo un po' le parti multiplayer le saltavo perché non me ne fregava assolutamente niente. Ma tipo il meno di zero, che già zero è poco. Beh, sì, insomma, era un test. Un test apposito per vedere cosa succede quando moriamo. Ah, allora. No, comincio a pensare comunque che questo gioco non abbia la stamina. E mi ricordo ancora quando c'erano i litigi tra Dark Souls e The Witcher. E secondo molti Dark Souls era meglio perché aveva la stamina. Perché invece in The Witcher puoi spammare i tasti e vinci tutto, no? E carina la macchia di sangue del quando muori, presumo sia quello. Rune, ah ok, gli echi di sangue sono rune adesso. Comunque, io ricordo ancora la critica assolutamente a caso, terrificantemente... Stavo per dire banale, ma non sarebbe neanche corretto. Letteralmente sbagliata. Secondo cui un gioco senza stamina è un gioco in cui non serve skill perché puoi spammare. Ma, spoilerissimo, un gioco fatto decentemente bene ti impedisce di spammare, oppure spammare è parte del divertimento. Ma comunque, c'è Ganishka, c'è un albero tipo grosso lì. E sono confuso su cosa sia, perché non so niente della storia di questo gioco. Sto anche osservando tutto l'ambiente, perché una cosa che mi era piaciuta molto... In Parlamento? Vabbè. Dicevo, una cosa che mi era piaciuta molto di Dark Souls 3 era quel momento iniziale, quando arrivi sull'orlo di una scogliera, e poi vedi... in pratica tutto il gioco. C'era qualche pezzo un po' nascosto, ma grosso modo si poteva vedere tutto. Nascosto, devo fare un test. Ok, ci sono le weapon art che usano il mana, perfetto. Va bene, è Dark Souls 3. E poi mi piaceva ogni tanto tornare su quella scogliera da cui si vedeva tutto ed esplorare con calma. Cioè, e fare il punto della strada che avevo fatto. Ti permetteva veramente bene di vedere tutto quello che hai fatto e ti dava il senso della dimensione del gioco. Cioè, cosa c'è? Il boss che mi uccide per forza? Erede innestato. Ok. Oh no, non c'è il... Ah, hanno fatto una cosa bellissima! Quindi la barra verde era effettivamente la stamina, come quella che dicevo prima. Il fatto è... Vabbè, ci ho provato. Quando sei fuori dal combattimento, evidentemente, la stamina è infinita. E la nebbia è giusta... Sì, ma devi stare calmissimo, non ho neanche gli oggetti di cura. Però potrei provare questo incantesimo. Cosa fa? Ah, è la fiamma. Figo. Mi sa che mi uccide. Non farò la mia solita figata in cui uccido il boss iniziale. Avrei voluto almeno colpirlo, ma vabbè. Bomb. Ma l'ho mancato? Ah, ok. Ma adesso io devo scoprire se posso batterlo. L'ho attaccato e mi è sembrato che non facesse assolutamente niente, Cioè che... Beh, ero convinto di averlo colpito con la mia lancia. Che schifo le lance, devo cambiarle prima possibile. Quindi potrebbero aver messo un nemico che ti uccide per forza, forzissima? Mi sembrerebbe un pochettino strano, ma boh, capita. Il dio drago ti uccideva per forza. Ah, ok, ci hanno buttato nel cimitero. Bene, bene. Ma quindi è di nuovo Dark Souls 3. Allora, questo gioco ha la fama di essere Big Dark Souls. O comunque Dark Souls 4 by any other name. Però non voglio alzarmi nel un cimitero di nuovo. Cioè, anche basta. Non mi pare il caso. Ci alzeremo lentamente e poi ci sarà il tutorial. No, c'è... Spirit. Ciao. È anche già tutto imbrigliato, che carino. Ah, non è Spirit, è... Artak? Artas? Vabbè, quello della storia infinita, quello che cade nel fango. Fortune is on his side. Torrent. We found him here, after all. Conosco qualcuno che stava cercando i torrent di questo gioco, invece ha trovato informazioni sul cavallo. Ora so perché. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Sì, io seek l'est dell'Elden Ring, infatti. Even if it does violate the Golden Order. Ma non parlate in maniera così criptica. Ah no, aspetta. Continuate per questo che siamo qui.
Ho l'impressione che ci sia veramente tanto da capire. Perché l'ultimo gioco della From che ho giocato, diciamo, blind, senza sapere niente della storia, perché Dark Souls 2 e 3 comunque si basavano su Dark Souls 1, era Sekiro, ma Sekiro era abbastanza semplice. Questo ha l'aria di essere un po' più intenso. Tipo tanto. Hanno già buttato un sacco di informazioni anche solo durante la creazione del personaggio. Ehi, un falò! Giusto? È sicuramente un falò. Ehi, Lestus! E anche Lestus Cinerea. Beh, almeno me la danno subito. Ma mi sono comparsi in tasca, me l'ha data la tipa. E quello è molto sechiroso. Ok. Ok, tenendo premuto il tasto azione si usano gli oggetti rapidi. Ah, pensavo di cambiare. Cosa sta succedendo? Ok. Tenendo premuto triangolo, ho premuto R1 e R2 pensando che magari ci fossero più slot di scelta. E invece no. Quindi per mettersi l'arma a due mani, tenere premuto triangolo e fare R1 o R2. E per la sinistra, giustamente, L1 e L2. Sono molto confuso. La caverna della conoscenza! Qua sotto c'è il tutorial! Sembra quasi un mio amico. Ciao. Tu parli in modo strano. Tu parli in modo molto strano. Questo ha senso con la lore del personaggio. Che è meraviglioso. È il meraviglioso della serie di Dark Souls 3, solo che essendo passato tipo del tempo... Ah, questo non... Ok, pensavo fosse il falò, invece no. È meraviglioso da vecchio, che ha avuto grandi, incredibili avventure ed è finito in qualche modo nell'interregno. Oppure, boh, non lo so, non importa, io voglio solo picchiare la gente. Ok. Voglio solo essere sicuro di cosa faccia... Immolazione. Ah sì, ho preso queste chiavi perché sembrava un oggetto con cui posso mettermi nei guai molto presto. Ok, immolazione fa... E combustione. Va bene. C'è la stabilità. Questa cosa è importantissima. C'è il carico medio. Datemi un istante. È una cosa importantissima per cui devo fare un test. E c'è anche carico minimo. Che sia tornato il fast roll, cioè più che altro che sia tornato il mid roll. Spero di sì. Io mi sono lamentato per un sacco di tempo che non c'era più il mid roll. Perché mi piaceva. Purtroppo adesso non ho niente di pesante da mettermi addosso, ma conosciamo tutti il mio destino, il tremendo destino del... Come posso dire? Fat roll. Si chiamerà carico pesante? E perché un tizio con un sacco di braccia, una lancia, uno scudo... Mi ha urlato addosso e sono finito qui in un cimitero. Oh, luogo di grazia, il falò. Oh, recupero le cose, guarisco e i nemici tornano. Vabbè, lo sappiamo. Procedi verso il punto in cui converge la luce. Vuol dire che posso trovarlo anche in... osservando l'ambiente? Perché delle poche cose di Elden Ring so che... Interessante. È molto open world. Adesso non sembra, sono in dei cunicoli, dei cimiteri, ma diventa open world e a quel punto suppongo che per trovare i luoghi di grazia potrei cercare la luce. Posso cambiare l'ora del giorno. Aggiungiamo carica all'ampolla. Cos'è un seme d'oro? Non ho semi d'oro, grazie. Va bene, quindi possiamo da qui potenziare... Oh, grazie, non devo più andare da Andre il fabbro per cambiare quanto mana e quante cose voglio. Grazie. Ampolla lacrime cremisi e lacrime cerulee. Per adesso, dato che ho un personaggio comunque tecnicamente... come si può dire? Abbastanza magico e con l'incantesimo di cura mi tengo un paio di robe di... Come si chiamano? Magie di cura, non so più parlare, raga, dovete accettare questa cosa. Ordina forziere? Possiamo trasportare qualcosa o un forziere?
Ordina. Io pensavo ordina tipo compra, come su Amazon. Voglio ordinare un forziere. Magari questo qui in realtà è l'internet dei tempi del The Ring e potevo ordinare le cose. No, che è semplicemente la cassa senza fondo che grazie al cielo ci danno fin da subito. Ma per adesso la lasciamo lì dov'è. Ma come sono ben illuminato da sotto? Sì, questa cosa è fantastica che non si usa stamina. Un nemico. Il primo nemico che uccido. Fico. Questa cosa che adesso la stamina non si usa se si fuori dal combattimento mi piace tantissimo. Ci sarà il backstab? Ok, backstab. Bam! Vecchio stile. Suono sia di morte che di punto esperienza classico. E vediamo i perri come sono. Ma quanto si... Vabbè, va bene essere lenti, ma tu esageri. Vediamo quanto danno faccio. Up! So che sembra una sabacata, però voglio comunque provarci a farci un parry, vedere se è possibile. Ma questi attaccano veramente così lentamente. E peraltro sembra... Tanto che abbia perso la voglia di attaccare, perché vede che non gli sto dando importanza. Ah! Mi è mancato. Quanto sei scarso. Vabbè, muori. Oppure muoio io. È un piano. Quanto è le... Va bene, datemi del tempo. Oh! Porca troia. Hanno imparato da Sekiro che fare i suoni forti fa sentire fighi. Vabbè, incantesimi, grazie, so che esistono. Sì, so che posso parare, grazie. Scusi. Questo sarà... Questo è un miracolo. Adesso la fiammata è un miracolo. Non ci sono più piromanzie. Cioè, sei tornati come a Demons, dove c'è solo miracoli e stregonerie. Quindi forse i miracoli, assorbendo cose che erano state prese dalle piromanzie, magari sono tornati decenti. Ah, e poi il salto. Sapevo anche che già che si poteva saltare, ma vedremo quanto è importante. Salve? Mi stai sparando? Ah! Ah! Ma io non posso attaccarti da lontano. Ma uffa. Vabbè, tanto come sempre qui le regole dei videogiochi costringono i colpi delle balestre a viaggiare a una velocità poco realistica, se vogliamo, ma va bene così. Ah, ok. Niente di troppo interessante. E l'arma domani aumenta la forza del 50%. Va bene. Ok. Sì, però io la lancia qui ci rimbalzo per forza. No, in realtà no. Vediamo se si può di nuovo. Non c'è il shield bash, cioè non posso dare il calcetto. O non posso, oppure si rifà in qualche modo diverso. Sì, non mi importa. Ok, sì. Dark Souls 3, once again. Mi sento comunque abbastanza a casa. Vediamo quanto ci cura. E anche l'animazione è proprio paro paro, va bene. Avevo sentito anche in parte la critica riguardante il fatto che c'erano forse troppe animazioni riciclate. Ma mi permetto di sospendere il giudizio finché non avrò visto il resto del lavoro. Perché comunque un'animazione riciclata se permette di intanto fare meno fatica, risparmiare soldi. E lavorare più su altre cose la condono. Un po' ammetto che mi sarebbe piaciuto vedere più animazioni nuove, però suppongo che ce ne siano già. Ah, tu sei quello figo di prima, sono tornato su. E devo dire che per adesso esteticamente mi piace. A livello di tono, in tante piccole cose, mi sembra che siamo tornati più verso Demon's Souls in realtà. Anche solo. La prima cosa che mi ha fatto pensare a Demons, ciao, era il filmato iniziale, che come in Demon's Souls era spiegato con una voce narrante, vabbè, quella c'è sempre, tante grazie. Ok, sì, lo so. E ti impalo. Va bene. Era spiegato tramite in evocativi disegni. C'è l'erbalto, va bene, quindi hanno messo lo stealth di Sekiro. Sembra che abbiano messo tipo letteralmente tutto quello che avevano a portata. Vabbè, senti, muori. È vero, il nemico che non mi aveva visto, io ho fatto un po' più male.
Guarda quanta erba, se faccio capriola resto abbassato, ottimo. Peraltro io quando ho visto dal personaggio iniziale la campana pensavo che fosse un oggetto per lanciare incantesimi, invece era semplicemente mi serve un binocolo, mi serve moltissimo un binocolo, oppure ci si passa? Ma gioco, sei un truffaldino, qui ci si passa palesemente. Questa cosa non è per niente carina. Elden Ring. Perché va pronunciato così? Ma cos'è, cos'è? Gli attacchi fighi possono sbilanciare i nemici? Ok. Ma lui se gli faccio l'attacco figo muore. E invece no! Ha fatto malissimo! Hanno messo lo stordimento dei nemici come in Morrowind, che se pi li picchi forte con un martello o comunque di una bella mazzatona cadono. Tu non sei un nemico? Cosa sei? Ah, statua di Marika! Oh, checkpoint che non sono falò! Interessante, e vedo che adesso c'è l'iconcina di Marika. E qui c'è un boss. Peccato. La foschia, neanche la nebbia. Sì, è decisamente invecchiato meraviglioso. È molto invecchiato. E gli serve qualcosa di pesante. Beh, un soldato, vi dirò. Non sono particolarmente intimidito, nonostante la musica particolarmente intensa. Il fatto è che contrattacco in difesa vuol dire parry o vuol dire parata? O c'è qualcosa che ancora non so. Provo a bloccare e poi attaccare, vediamo. Non mi sembra che abbia avuto chissà che effetto. Lei deve stare calmissimo. Madonna! Ma è già morto, ma che scarzone. Pup! Ma cosa? Ma l'avevo palesemente colpito. Pup! Vi dirò. Ah, ecco, grazie, nemico abbattuto. Non mi ha neanche detto tizio figo incredibile dell'epicità estrema plus 2. Era letteralmente un soldato di Vendrick di Dark 2 che ti viene addosso e ha una barra da boss sotto. Era un boss molto Dark Souls 2, anzi, ma ancora peggio perché non aveva neanche tanta vita, letteralmente tre colpi e moriva. Ma magari c'è qualche sorpresa. E devo anche capire da Lord di Marika, che quindi era una specie di dea che faceva le cose. Non ho visto il filmato iniziale una volta, raga, non mi ricordo ancora le cose. Ehi, la prima scorciatoia, dimmi che c'è la prima scorciatoia, dimmi che c'è la prima scorciatoia. Farò, mi sento offesissimo. Ma tipo offesissimo. Ma cosa forza? Ma ti spezzo tutto il corpo e quello che ne resta. Stavo cercando. Quindi ho già visto un. Non è possibile. Quando ho iniziato il gioco, ho visto un fantasma di un tipo che faceva un gesto che era palesemente il nuovo Praise the Sun. Ora mi chiedo. Come facevano in Dark Souls, alcune classi ti danno. Come si chiamano? Gesti specifici. Perché in Dark Souls 1, se cominciavi a imparare come paladino, chierico o qualcosa di simile, ti davano il gesto prega, che altrimenti era un sacco difficile da ottenere. Magari qualche classe comincia col gesto Praise the Ring. Eh sì, perché chiudeva le mani, quindi magari proprio un ring. Ma ci sono già stato, ma non mi ascolti mai. Qui c'è una. Sarà una radice o un alberello? Forse quando aprirò questa porta. Il gioco rallenterà. Dopo averla aperta in maniera drammatica, con estrema calma. E invece c'era una parete. Vabbè. Va bene così. Posso accettarlo. Dunque. Hello? E questa nebbia? È bianca. Posso superare? No. Perché no? Tocchiamo sta grazia. E ora credo che dovrò rispondere, suppongo. Oh, posso esaminare oggetti? Ah, qui ci sono le cose che mi sono aperto perché sono stupido. Adesso la apro e mi faccio tipo ucciderissimo. Dicevo, ora voglio scoprire una cosa che ci tenevo a scoprire. Potremmo già teletrasportarci dall'altra parte? Nell'altro falò? Oppure non c'è? Ok, ora come ora non ce l'abbiamo ancora. Quindi, raccogliamo questo oggetto che sarà tipo fondamentale e questa persona è stata bruciacchiata. Ah, e mi ha dato l'oggetto per il multiplayer che però per adesso trancia dita. Ci
C'è molta lore delle dita. Scopriamo a cosa serve questa chiave. Bella statua comunque. Tanto ne abbiamo anche un'altra. Esploriamo, amici. Cosa può andare storto? Vabbè, i comandi sono quelli di Dark Souls 3? Sì. Oh no. Oh no. Oh no, è una palude. Non puoi aver cominciato il gioco e avermi già messo una palude, tra l'altro, anche in un posto. E sono rimasto sporco. Forse hai tenuto una meccanica di Dark Souls 2 dove ti sporchi di veleno. Ecco, quella era molto carina. E sì, vedete, anche se ho riposato sono ancora sporco, credo. Oppure, spero di non essermi macchiato per sempre, sono spacciato. E. Ok, stai di nuovo abbassando. Perfetto. Ti sporcavi e potevi sporcarti di varie cose, magari di acqua, di veleno, di olio. E ognuno aveva effetti diversi. Ad esempio, appunto, il veleno, anche se uscivi dalla pozza velenosa, ti continuava ad avvelenare, magari stai fottuto lo stesso. L'acqua però ti alzava la difesa dall'elettricità, che è la cosa buona e giusta. Beh, ragazzi, si fa una corsa e si spera di non morire. Tanto non sto usando la stamina per correre qui. C'è una musichetta che mi preoccupa un po', vi dirò. E non ho ancora, tra l'altro, neanche l'incantesimo che ci permetta di curarci il veleno. Oh no, qui si scivola. Oh, cribbio! What you say? That you only meant when. Non me l'aspettavo, no, non me l'aspettavo, ma è stato molto bello. Sei morto. Abbiamo poca vita comunque, vedo che questo personaggio comincia con 7, che non è molto. È decisamente molto poco. Ma io. Quanto è stato bello, dai, adoro. E. Boh, te se muori, torni lì. Attenzione, ci danno. Ci ho fatto a casa adesso, peraltro, che abbiamo una bussola che ci indica le rune che abbiamo perduto. Ora mi chiedo, lì davvero non ho modo di fare niente? Mi sembra strano. Vediamo se riesco a recuperare almeno le rune senza schioppare. Ma poi cosa sei? Ok, forse potevo agire in maniera più sensata. Ah, giusto, tornerà anche il contatore di morti. Che nostalgia, che nostalgia. Ehi, Gael! Questo qui nel caricamento è Gael! Che ci fai qui, Gael? No, Gael! Niente, non mi ha risposto. Comunque nei Souls solo cimiteri abbandonati, cimiteri dove ci sia qualcuno non ci piacciono, eh. Raga, questa cosa che posso correre con la stamina infinita penso che sia la cosa più bella di sempre. Avete presente le cose belle? Ecco, questa è la di più. Vediamo come funziona, vediamo come funziona. Ok, perché non mi segue in realtà. Quindi ora che corre io posso andare. Tomba degli eroi? Acriti? Wow, sto finendo in un posto dove non dovrei andare. No, aspetta, andiamo. Facciamo che seguirlo ancora, eh. Quindi, vabbè, questo qui mi sciotta, ma ci sta, è un trappolone. La cosa che mi chiedo è: quando troverò un nemico qua sotto? Un nemico! Ok, non mi ha dato tantissime rune. Quindi è capace che questo posto non sia neanche potenzialmente troppo al di là della nostra portata. Cioè, oh no. Questo è comunque palesemente un'altra cosa di Dark Souls 2. Dai, no. No! Madannato, io volevo farti. Allora, questa è una buona informazione da avere. È un'importantissima informazione da avere. Questo coso quindi un po' ci segue. Però è un pessimo guidatore. Oh, questo è interessantissimo. Interessantissimo. Mi aspetto un grande premio una volta arrivato in fondo a questo posto. Comunque, gioco, te lo dico. Anche perché adesso io quelle 600. Quello che sono. Echi, rune del sangue, echeggianti, soldanti. Io le riprendo.
Adesso invece ci ha cominciato. Ci si abbassa subito il veleno. Cos'è successo prima di diverso? Ok, vai. Mi piacerebbe esaminare meglio questo affare, però è tipo si muove sempre. Ma poi cos'è un acrito? E cos'è un eroe? E perché viviamo? Chi siamo? Dove andiamo? Cosa facciamo? Ok, vediamo se riesco a farmi uccidere. Sì, quello ci riesco. Vai. Infatti adesso che ci sono nemici la stamina la sto usando. Oh no, oh no, oh no. Sì, possono essere investiti. Ok. Ah, devo dire che questo inizio mi sta piacendo tanto. Tanto. Cioè, avete presente gli inizi belli? Questo è un inizio bello di gioco. Ho già avuto la possibilità di andare in un posto così. E chissà. No! Non volevo accogliere. Mi serve un altro posto sicuro. Incavo, incavo, incavo. Incavo, incavo, incavo. Grazie. Perché adesso questo coso mi segue qua sotto. Oppure no? No! Vai, 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 che riesco ad andare avanti. Dai, dai, dai. René Ferretti che è in me. Non mi fido. Non mi fido neanche un po'. Aspetto il prossimo giro. Dicevo, il gioco mi ha già dato un bivio che sembra anche molto fico. Guardate che roba. E con possibili premi, esplorazione. Ah, il livello in sé, qui, tra virgolette, non. No, no, no! Cos'è una runa aurea? Cos'è una runa aurea? Cribbio, devo rifare tutto. Sì, è un Souls. Aaron Souls! Assideramento? Oh no. Congelamento? Vabbè, c'era anche in Dark 3. Comunque. E mo' io torno lì e spero di non morire. Sarebbe un peccato morire. Ho notato anche una cosa diversa dal solito. Cioè che c'è addirittura una musica ambientale qui. Non c'era ovunque, ma nei Souls in realtà è una cosa abbastanza rara. Cioè, comunque non me l'aspettavo. Vuoi? Non ho neanche guardato le statistiche delle mie armi, niente. Sto facendo proprio il buffone. Me lo sono chiesto adesso perché mi sono accorto che non mi sono neanche informato, ma non penso francamente di dover davvero controllare se questo scudo faccia difesa 100% o meno. Aia! No, no! No, no, no! Ok. Yee! Ma Souls, Souls. Sto già sudando. Ok, usa un po' più stamina di quanto vorrei il. Dai, vieni qua, vieni qua. Yee! Ehi, sono molti danni. Ok, quindi questa qui è una cosa a cui non sopravvivi se non sei proprio di livello alto. Ok, però io qui non so se posso fare in tempo. Prima mi sembrava di aver corso in maniera abbastanza precisa. Perché lui parte da qui. E lì non sembra che ci siano neanche dei ripari. Come si può fare? Non ho neanche oggetti tipo teschiesca o simili. Forse posso cercare di farlo tornare su. Non so quanto sia una buona soluzione, ma ci possiamo provare, vi dirò. E poi magari posso buttarmi giù dalle finestrelle. Facciamo questo test. Vado dal forte di finestrelle, se non muoio prima. Mi segue in modo strano. Ah, qui peraltro io non conosco ancora i danni da caduta di Elden Ring. Che se sono come Dark 1, boh, scendi e non ti fai niente. Scopriamolo. Non mi sono fatto niente. Ma tipo niente, 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 niente. Questa cosa è sospetta. Vai, 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 non
lo sento ancora, non lo sento ancora, non lo sento ancora. Vai, 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 vai. Corri, Merav. Corri, Merav. Dove devo andare? Aiuto. Quanto è grande questo posto? Non me l'aspettavo. E se risalgo, cosa succede? Ah! Ora sono in due. Datemi un oggetto. O no? O no? Ma quanti sono? Ma siete pazzarielli. Ma mi fate andare qui così presto? Ma io no, io voglio solo... Ma c'è anche un boss? No, dai, non c'è un boss. Non credo, almeno mi sembra un po' presto. E che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Allora. Ma io non c'ho oggetti di cura. Troviamo una quadra. Non gli faccio niente, no, ok, ok. Potrebbe non essere il caso. Io però non ho ossa di ritorno, vero? Questo mi sciotta, dai. Quasi, quasi avevo... mi sa che queste anime restano dove sono. Me la son cercata. È una pessima idea. Carino. Vabbè, ci siamo persi 900 robe. Sono sicuro che non sarà importante nel lungo termine, quindi non c'è problema. Sono contento che però possa succedere. Però non gli facevo veramente niente, quindi non... Quindi andiamo avanti. Ma teniamocelo in mente questo posto, che sembrava interessante, eh? Allora, un ascensore tipo Dark 2. Bello. Figo, però molto figo. E devo fare una cosa, purtroppo, perché i Souls funzionano così. Sì, ed è veramente l'ascensore di Dark 2. La mia teoria secondo cui Natale del Ring sia effettivamente un Dark Souls è sempre più credibile. Quanto si sale? Grazie. Sì, se qualcuno non ha capito cosa avevo fatto, stavo cercando la presenza di passaggi segreti al di sotto di questo simpatico ascensore, che... ci sono più spesso di quanto la From Software non vada mai a mettere. Perché loro fanno tanti fighi con noi, il level designer ce l'abbiamo forte. E invece dopo un po' diventano anche banali. Allora, questa è la porta che quando aprirò ci sarà tipo una super big reveal del mondo e il framerate mi morirà. Scopriamolo insieme. Ehi, avevo più ragione della volta scorsa. Sepolcride. Sento che sta facendo fatica, ma sembra anche che stia funzionando. E sembra anche che quello sia un livello, che quella sia la cattedrale dove ci sono i guardiani di Pharos, che quello sia il ponte che porta a Lothric, che quella la torre della fiamma di Hyde, e lassù c'è ancora qualcos'altro. Interessante, interessante. E i falchi sono... ci sono i falconieri di Dark Souls 2, però senza il falconiero. Ah, no, ok, potevo... E c'è un'isoletta! E un albero più piccolo. C'è il fratello piccolo dell'albero che è quello l'albero grande. Sapete che vi dico? Non penso che ci sia stato mai nel mondo un momento migliore di questo per dire... Ragazzi, welcome back e... ci vediamo nel futuro. Scopriamo come si fanno i gesti. Ciao! No, scusate, com'è che si faceva? Saluta, meraviglioso! E bravo lui! Ah, meraviglioso, manca molto il suo amico filosofo. È già un po' triste al sapere che dovrà leggere da solo la lore qua giù.
Però ho anche visto che ci sono tipo delle navi affondate di Bloodborne, quindi è curioso. Allora, ragazzi, ci vorrà un po', forse. Cominciamo a leggere la lore dalla lancia. È una lancia. Sigillo del dito. E il dito abbiamo visto che sembra essere qualcosa di importante. Sigillo della Vergine della Leggidita. Non si può zoomare più di così l'oggetto, vero? No. I sacri sigilli consentono di lanciare incantesimi memorizzati in luoghi di grazia. Va bene. Scudo logoro. È molto logoro. Scudo di legno ammuffito, a forma circolare, tenuto insieme da legacci improvvisati. Ci sono innumerevoli scudi di fattura migliore. Un rottame che non vale neanche la pena equipaggiare. Noi cosa stiamo facendo? Ah, i vestiti. Però forse è più comodo se andiamo su inventario. Sì, così possiamo andare di categoria in categoria. Una benda dei profeti esuli, e noi siamo dei profeti, ricordiamoli, che prevedono un destino nefasto e che per questo furono perseguitati ed esiliati dalle loro terre. Perché esitare se la via che conduce al futuro è ormai chiara? Chiudete gli occhi e procedete. Qui penso che qualcuno in Bloodborne si stia rivoltando nella tomba. Quelli volevano gli occhi. Veste da profeta. Veste di profeti che prevedono un destino nefasto, eccetera, eccetera. Le catene attorno al collo, suppongo shackles abbiano inteso la gogna più che altro. La gogna attorno al collo ammonisce i passanti affinché non prestino orecchio ai loro sermoni. Curioso. E i pantaloni. Scomodissimi. La descrizione dice letteralmente sono scomodissimi. Ok. Ah, ci sono informazioni sui post. Cioè, i tutorial li tiene a mente il gioco. Gentilissimo, gentilissimo. Strano metterlo qui, tra l'inventario, ma va bene. Ampolla di lacrime cremisi. Estus. Ampolla ispirata al sacro Graal. Il sacro calice d'oro. No, il Graal è come segna Indiana Jones, è di legno. Custodiva una lacrima di benedizione. Contiene lacrime che Estus. Lo spirito portato dalla corrente al sepolcro era certo della morte, finché questa ampolla non offrì il suo dono di rinvigorimento per cercare l'anello ancestrale. Ok, stessa descrizione, speravo di meglio. Ricordo di grazia. Ricordo della prima grazia, che un tempo guidava gli antichi senza luce verso l'interregno. Per tutte le rune, ok, oggetto. Tutto si ripete. Ammira l'anello ancestrale. Diventa Lord Ancestrale. Dardi d'osso avvelenato, li ho trovati prima. Sono coltelli avvelenati. Ottenuti affilando un osso di animale impregnando la punta di veleno. Oggetto da creazione, quindi qualcosa che ci possiamo anche fare noi per conto nostro, carino. Runa aurea. Grazia che alberga negli abitanti dell'interregno come una sorta di residuo aureo. Quindi sembra che quando l'Elder Ring si è shatterato, un po' tutta la grazia che contenevo, che rappresentava, si è diffusa nelle persone. Rune croccanti, niente di strano. Le rune conservano ancora il potere della vita stessa. Ammira l'albero madre in tutta la sua imponenza. Dita. Vabbè, fa robe online. Dito di adipo cera, parola usata molto in seguito, tra l'altro. Torto come un uncino. E una reliquia gli lasciata per il futuro. Questa è una lama fantasma. Ah, è la pietra bianca che ti fa uscire dal mondo, va bene. Niente di interessante. Però delle piume. E sono piume. Una convallaria sepolcrale, un fiore potenza le ceneri a più uno. The fuck? Forse una di quelle cose che potevo fare al ricordo, magari poi ci torno e vedo cosa fa. Però solo gli esperti possono compiere questo rito. Ok. Cura. Incantesimo dei fedeli delle due dita. Ok. Recupera vita a me e agli alleati. Importante. Tieni premuto per continuare a pregare e tardare l'attivazione. Ah, hanno fatto una cosa che qualcuno sperava facessero in Elden Ring, in effetti. Perché si vedeva già nell'ultimo di recini Dark Souls 3, cioè che alcuni incantesimi possono essere, diciamo, tenuti pronti e attivati dopo. Vi faccio vedere cosa intendo. Le due dita ripongono grandi aspettative nei senza luce. Anche se feriti o persino in caso di morte, essi continueranno a combattere per compiere il loro dovere. Va bene. La fiammata genera una fugace lingua di fuoco dalla mano dell'esecutore. L'incantesimo può essere lanciato istantaneamente dopo aver eseguito un'altra azione. Interessante, adesso lo provo. La fiamma della rovina
e un anatema per l'albero madre, che penso sia l'alberone gigante. Eppure, ai profeti può capitare di scorgerla tra le pieghe della fede. Per costoro, purtroppo, l'unica ricompensa è l'esilio. Ok, che bello, è già tutto. Facciamo questi due test. Allora, mentre torno verso il falò, così... sta diventando più buio. Sì, sta diventando più buio. Immolazione... No, prima cura, che diceva che possiamo tenerla... Ok, speravo fosse qualcosa di più utile. Possiamo letteralmente stare così e, boh, e goderci la luce. Va bene. Invece l'immolazione diceva che possiamo farlo rapidamente dopo certe azioni. Tipo, se attacco fiammata... Capriola fiammata... Forse sì... Capriola attacco fiammata... Fiammata in salto... Ho finito il mana. Va bene, non mi sembra che sia chissà quanto veloce. Vabbè, credo che per oggi sia grosso modo... No, non è vero, vado ancora al falò. È un falò. Ah no, è che l'ascensore gira. Mi sembra che la bussola indicasse anche l'altezza, ma invece no. Vediamo se posso fare qualcosa. Semidoro non ce n'abbiamo. Lacrima sacra non ce l'abbiamo. Niente. Va bene. Direi che per oggi è tutto. Io come sempre sono... Sempre sono parole forti, ma comunque come sempre sono Unbetrackable. E ci vediamo nel futuro.